Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Vediamo insieme quali sono le notizie principali della Sardegna. I danni prodotti dalla fauna selvatica alla pesca e alle colture agricole sono in costante aumento ormai da anni, mentre le risorse pubbliche per il risarcimento delle perdite subite nel giro di 4 anni sono state dimezzate. Coldiretti Oristano e UECOP pongono il problema all'attenzione della Regione affinché possa intervenire per limitare un fenomeno che sta erodendo in maniera preoccupante il reddito di chi lavora nelle campagne e negli stanni dell'Oristanese. Se non si interviene su questo fronte per la riduzione dei danni, hanno dichiarato il direttore di Coldiretti Oristano, Giuseppe Casu, e il presidente di UECOP, Vittorio Cadau, diventa indispensabile il ricorso agli indennizi per compensare il mancato reddito degli operatori. Ed è stata presentata dal consigliere dei riformatori Luigi Crisponi una mozione urgente che evidenzia l'allarme lanciato sull'eventuale utilizzo dei terreni dell'area industriale di Ottana e Bolottana per farne un deposito di scorie nucleari. Stando alle allarmanti notizie di stampa, sottolinea l'esponente dell'opposizione, società facenti capo al Ministero dello Sviluppo Economico e quindi al Governo nazionale starebbero elaborando una precisa strategia volta all'acquisizione di terreni per lo sfruttamento della piana industriale per potervi insediare il deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi. Tale malsana ipotesi va rigettata con il medesimo sdegno con cui già si sono espressi i cittadini e sindaci Saba di Ottana e Manconi di Bolottana. Queste appunto le dichiarazioni di Luigi Crisponi. E nasce in Sardegna la città metropolitana di Cagliari, lo prevede l'articolo 24 della legge di riforma degli enti locali, approvato dal Consiglio regionale con i soli voti della maggioranza. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, questi comuni potranno distaccarsi dalla città metropolitana con delibera del Consiglio comunale approvata dai 2/3 dei consiglieri. Per effetto di questa legge, l'attuale primo cittadino di Cagliari, Massimo Zedda, sarà il primo sindaco metropolitano sino alle elezioni amministrative previste per la prossima primavera. Concludiamo, nuovo modello tariffario di Meridiana con la tariffa light che prevede un costo più basso del biglietto per chi viaggia senza bagaglio da stiva. L'offerta include comunque il trasporto del bagaglio a mano di 8 kg, il servizio di web check-in e il rinfresco a bordo. Poi gli altri due profili della classe economica Classic e Premium con servizi aggiuntivi ai passeggeri e prezzi adeguati al tipo di offerta. Si tratta di un'offerta che si adatta ai passeggeri che viaggiano senza necessità di imbarcare in stiva alcuna valigia e desiderano invece ottenere il maggiore risparmio. Queste le notizie principali della Sardegna, andiamo avanti.